vedevo le donne con la gonna giù fino ai piedi, vedevo in città le copertine dei giornali manifesti con queste donne così diverse, le vedevo per strada, le vedevo andando al cinema, erano tutte cose nuove che stimolavano la fantasia, cominciavo a capire qualcosa, mi sembrava, e allora scoprì subito una cosa fondamentale che per vestire bene, per mangiare bene, per vivere bene ci volevano i soldi. E dice, a te ti pare bello il lavoro, perché ti fa mangiare la pizza, ti fa andare a ballare, ti fa andare al cinema. Io non ti dico che scuola è bella lavorare, ti dico una cosa sola, o lavoro è brutto, cerca di evitarlo. Io ti mando a scuola perché credo che è un modo per evitarti un lavoro. Beh, questo ragionamento, che il lavoro è una cosa brutta, lo sentivo più vero rispetto a quello che aveva detto mia madre, che io ero superiore. E comincio a pensare che non era vero neanche quello che avevano capito i miei amici che erano andati nei cantieri, cioè che soldi uguale lavoro. E che dunque lavoro uguale felicità. Comincia a venirmi il dubbio sulla scoperta che avevo fatto, che la felicità significa andare a lavorare in un cantiere di le. Pagate il 48 subito, di qui l'esigenza operaria della parità normativa.